Salve ragazze, come potete già vedere sullo sfondo di questo video, le palettine della collezione Kiko, la Blooming Origami. Allora, premessa, io non volevo comprare assolutamente, diciamo, volevo provare qualcosa e non comprare le palettine, quelle con gli ombretti, perché comunque ho già tanti ombretti che poi alla fine non ricordo nemmeno di avere e quindi non uso. Allora, la mia disavventura inizia un pomeriggio in cui mio fratello va in un centro commerciale, do una lista e nella lista avevo chiesto di prendere la cipria, quella correttiva, e il blush Pink Flamingo. Avevo fatto una premessa di dare direttamente la carta con i prodotti che desideravo alle commesse in modo da poter prendere quello giusto. E al posto della cipria collettiva, tadan, al posto della cipria correttiva mi ritrovo la palettina ombretti. Al che io stupita, cioè mi piacevano molto questi colori, però comunque volevo fare un po' di economia e non prenderli. Allora, questi colori sono dei colori pastello, sono molto scriventi, molto primaverili. Questo qui è un grigio. Allora, diciamo che la scrivenza è buona, ma non riesco ad usarli ancora bagnati, cioè non mi piace l'effetto bagnato e li trovo molto belli, ma per adesso non riesco a usarli bagnati, non so il perché il colore diventa un pastone. Quindi la palettina 12,90 euro, questa è la 01 Sweet Petals. Sono 9 grammi di prodotto e una validità di 12 mesi. Speravo che la commessa non avesse sbagliato le altre cose. E meno male, il blush Pink Flamingo era corretto. È veramente, ragazze, è meraviglioso, è un color fenicottero, appunto un color rosa corallo, e trovo una genialata il fatto che sia in stick e che sia molto modulabile, come vedete molto sfumabile, e dà un tocco veramente sano sulle guance. È un colore veramente bello e penso che molto più in là, visto che adesso non comprerò niente per un po', con i saldi ne comprerò un altro. Poi, non contenta dell'acquisto sbagliato, volevo assolutamente provare la cipria correttiva. Infatti era la prima cosa che ho detto che volevo comprare di questa collezione, e qui troviamo un verdino, un lilla, un giallino, un color champagne, un rosa e un color bronzo, che unite insieme danno questo bellissimo color beige. Questo color beige che non è brillantinato, cioè sul viso, vi faccio vedere, non dà un effetto brillantinato, ma dà una leggera iridescenza, veramente molto bella e molto piacevole sul viso, cioè illumina, dà un aspetto fresco al viso. Questo invece è un prezzo di 13,90, ma penso che i blush e questa palettina siano le cose che comunque valga la pena comprare di questa palettina. Ma potete trovare anche nella versione più economica della Elf la cipria, quella correttiva. Della collezione nuova degli smalti io ho comprato un colore solo, è un colore molto particolare, è il 369 ed è un color ocra, un color senape, molto particolare, cioè non... o si ama o si odia, c'è un colore molto strano però molto in voga, come vedete è proprio giallo ocra, e sulle unghie corte sta molto bene. Io l'ho avuto sulle mie unghie corte ed è molto bello, ma sulle unghie lunghe non mi piace molto l'effetto, bisogna spezzarlo con qualche altro smaltino colorato, qualche glitter,
è al prezzo di 3,90 euro. Mentre questo qui era in offerta a 1,50 euro ed è quello che ho sulle mie unghie. Ormai si sta sgretolando, come potete vedere ce l'ho da venerdì, oggi è lunedì, quindi resa poca. Ed è il numero 342, un turchese. Un turchese con un tocco di verde, molto bello. Molto bello anche questo. Poi, approfittando dell'offerta sulle matite labbra, diciamo che io non sono un amante delle matite labbra, però una matita di questo colore mi mancava e ho preso la Creamy Lip Pencil, che si presenta così. È la 400, è la 401 ed è un color carne, un color labbra, un nude. E ha la particolarità di avere il pennellino per sfumare appunto la matita o applicare comunque il rossetto, e la trovo molto valida, è molto cremosa e molto scrivente, al prezzo di 2 euro questa matita. Poi, approfittando dello sconto sui rossetti, quindi vi parlo di un po' di prodotti random che ho accumulato in questi mesi e non ho avuto il tempo di fare video, ho preso il 92 perché mi avevano detto, cioè avevo letto su internet, che sarebbe andato fuori produzione, e siccome io lo adoro questo nude, è un nude rosato, veramente lo adoro, ne ho comprato appunto un altro di scorta, è altro nude, è il numero 96, che è veramente più carico, diciamo, quello è più lucido. Il primo a destra è il 92, quest'altro è il 96. Sono entrambi molto belli e si accordano perfettamente con la matita che ho comprato. Altro acquisto che mi ha sorpreso è questo Creamy Lipstick, ed è il numero 392, che è diversa la confezione rispetto a quegli altri normali a 2,50 euro. Questo ha una confezione più vellutata e ha una validità di 36 mesi. Rispetto a questi qui che hanno una validità di 18 mesi. Ed è un color rosso veramente brillante, bellissimo, molto scrivente. Questo è lo swatch. Veramente bellissimo. Abbiamo il rosso il 392, quello centrale il 96 e questo l'ultimo il 92, e la matita appunto labbra. E devo dire che è una grossa sorpresa questo tipo di rossetto, perché dura molto di più ed è molto cremoso, idratante e brillante rispetto a questi qui semplici che vi ho fatto vedere prima. Questi qui durano molto di più rispetto a questi qua. Niente ragazze, questi erano i miei ultimi acquisti. E se avete qualcosa da chiedermi, lasciate un messaggio qua sotto. Non vi faccio review molto approfondite di questi prodotti Blooming Origami, perché comunque è passato già un po' di tempo e quindi ne trovate a bizzeffe sul tubo e non solo, sui blog. Ho acquistato altro della Blooming Origami, c'erano i matitoni ombretto, i matitoni labbra, quei lucida labbra trasparenti e colorati al centro, le perle, illuminanti, eccetera. Io ho comprato solo questi. Se avete qualcosa da chiedermi, appunto, lasciate un messaggio qua sotto. Un bacione e al prossimo video.